Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla recensione di The Order 1886 TM, giusto. Ruben, cos'è che c'ha scritto Ruben? Vediamo. No, è perplesso. No, ma c'è qualcosa scritto. Cos'è? No, è perplesso. Ah, è perplesso. Per quale motivo sei perplesso, Ruben? Perché sei perplesso? Io? Quando la sono, io non sono perplesso. Cosa possiamo dire di Possiamo dire che The Order è un gioco in generale particolare. È un gioco diverso dal solito. È un gioco alla quale bisogna starci dietro e capire bene cosa, come sono gli avvenimenti, sennò non capisci niente. Non credo che sia per tutti, però. Se uno si ritiene videogiocatore, deve provarlo almeno una volta. È un po' sulla falsa riga delle opere dei Quantic Dream, però è anche un TPS nel mentre. Passiamo subito alle votazioni. Per il gameplay, paravam. 7 6. Anch'io 7. 7. Beh, io ho messo 7 perché alla fine della fiera, come gameplay, non. Cioè, come detto prima, non è tanto di gameplay di gioco, è fondo tanto. È tanta narrazione. Quindi, se il gioco non piace, il genere di gioco non piace, sì. Tutta quella narrazione poi comincia a diventare pesante. Perché rompi le penne? Io per il gameplay gli ho messo 6. C'è troppe cutscene. Troppe per essere. Non c'è gameplay. Sì. Sì, no, le cutscene per farti partecipare, no? Per renderti più. Per illuderti che stai giocando, ogni tanto ti fanno schiacciare nel momento esatto X piuttosto che triangolo. Sì, ci sono i quick time event. Poi schiacci veloce il cerchio, così per farti illudere che stai partecipando. Beh, stai partecipando perché se tu sbagli muori, però comunque. Sì, vabbè, ritorna lì e devi schiacciare ancora la. Cioè, sì, non è molto. Diciamo qui vario, ecco. Non è molto. Poi facendo. Dicendo che le cutscene, secondo me, poi non so, sono almeno il 60% del gioco. Se non di più. Probabilmente anche di più, sì. È un po' esagerato come gameplay di questo genere. Così io un 6. Io gli ho dato 7 perché. Sì, volevo dargli anche un 6 all'inizio, ma poi andando avanti nel gioco, visto che bene o male è aumentata la fase di gameplay. Cioè, la parte che avete visto voi, diciamo che è tipo la prima metà del gioco. All'incirca sì. Sarà la prima metà del gioco. E davvero è bombardata da cutscene, non si meritava più di un 6. Sono andato avanti con Ruben per un po', abbiamo visto fino alla fine com'era esatto, il gioco esatto. Ed effettivamente poi il gioco da quel punto in poi si sblocca abbastanza. Diventa un po' più da TPS, sì, diventa più action. Quindi gli ho dato un 7 perché comunque dai, nella seconda parte del gioco c'è abbastanza interattività. Esatto. Una cosa che non ho capito sono i capitoli. Perché ci sono in teoria 16, 15, 16 capitoli. Che ci sono dei capitoli che non fai nulla. Cioè, ci sono capitoli che guardi ed è finito il capitolo. Non fai nulla. Cioè, boh, vabbè. No, io volevo mettergli anche il mezzo perché comunque poi alla fine diventa un po' più. Sì, io volevo mettergli il meno. Però. Cioè dire una cosa, cioè il finale non ho capito, quindi per questo io non. Vabbè, è che. Con il gameplay non c'è. No. Sì, infatti, non è del gameplay quello. Se fossi emozionato alla fine avrei detto, ma sì dai, anche lì ci sta. Sei morto dentro, qua. Basta. No, sì, dentro. Sono morto dentro. Grafica. 10 con maionese, cioè proprio. 10 con maionese? Sì, bella proprio. Bella consistente. Bella consistente. Perché la maionese? Bella ciccio, non perché. La so, maionese, ma sa di pus. Sa di vomito. Di pus. Calcoliamo che è un gioco next gen per PS4 e. Dalla quale tutti quanti si aspettavano queste nuove. No, grafiche. Ma magari fino adesso ha un po' deluso. Diciamo che The Order. Ha proprio dato un taglio, ma proprio ha messo uno standard alto adesso. Non ha messo uno standard alto, però ha messo ciò che dovrebbe essere. Cioè, ciò che dovrebbe essere lo standard. Agli altri giochi next gen, ha messo, ragazzi,
questi sono i giochi che devono uscire come grafica. Sì, sì, infatti, perché comunque lo standard attuale è ancora molto basso per essere delle next gen. Cioè, quando hanno rilasciato queste console, dovevano fare un salto appunto qualitativo di questo tipo, non un salto dai 720p ai 1080p, che non si è neanche i 60 frame ancora, non... vabbè, questi argomenti a me proprio... Però sì, certo, hanno dovuto trovare dei compromessi per fare una grafica del genere. Leggevo appunto che nel momento dello sviluppo del gioco dovevano scegliere se fare un 1920x1080 oppure un 1920x800, per questo che ci sono le bande nere, con però l'anti-aliasing al 4x, infatti non ci sono scalettature, non... è una grafica pulitissima, sembra davvero di giocare computer grafica in questo gioco. Cioè, sicuramente non c'è nessun gioco che abbia una grafica di quel livello. Vuoi aggiungere qualcosa, te amo? No, sono pienamente d'accordo con voi. Va bene. Se, perché con un 10 pieno sei pienamente d'accordo. Certo, esatto. Diamo un po' l'audio. 3, 2, 1. Turnica. 8, 8, 9. Ok, sì, anche qua i voti sono abbastanza bilanciati. Sì, sì, sì. Partiamo da Ruben, perché quel 9? Perché l'audio mi ha proprio... mi ha acchiappato, si può dire? Sì, mi ha acchiappato. Diciamo che il primo impatto con il gioco, con l'audio, mi ha proprio preso. Cioè, proprio bello, pulito. C'era anche un po' di varietà tra le varie... tra i vari personaggi, anche qua sempre con la storia di questi licantropi piuttosto che i zombie o i vampiri, quelli che sono, anche lì erano standard. Però, vabbè, ci sta, è il genere di cosa, quindi è come che un cane fa bau bau, non è che fa fare bravo 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 bravo, quindi vabbè, ci sta, magari, chi lo sa, un giorno. Quindi no, bello, mi è piaciuto anche l'audio, coinvolgente secondo me. Ok, Ammon? Gli ho dato 8 perché l'audio era bello, c'era... si sentiva il surround, era fatto molto bene, anche le voci, il doppiaggio in italiano è fatto molto bene, non c'erano bug, cose strane come ho visto in altri giochi, però appunto non gli do 9 o 10 perché non era eccellente. Cioè, appena partito il gioco ho detto, cavolo, spacca, c'era il mega violino sotto, colonna sonora. Poi basta, era solo per l'inizio. Mm-hmm. Io non sono pienamente d'accordo con quello che hai detto riguardo a non c'erano bug. Perché io gli ho dato 8 per il motivo che sicuramente magari nella versione italiana, adesso non lo so, però c'era una forte desincronizzazione tra il parlato e il labiale dei personaggi. C'era almeno un mezzo secondo di ritardo, in certi momenti guardavi e parlavano, ma cioè stavano ancora parlando, sì, ed era finita il doppiaggio, la voce. Sì, c'erano dei momenti di desincronizzati, ovviamente, cioè rispetto a tanti altri giochi che dall'inizio alla fine i giochi proprio parlano a vuoto, non capisci neanche se sta parlando uno o l'altro a volte. Qua erano soltanto degli spezzoni, per fortuna, c'erano dei certi passaggi dove appunto c'era questo problema. Può essere un problema anche nel doppiaggio, bisognerebbe vedere com'era in inglese. Però sì, lo stesso per me, a livello generale l'audio era quello che era, piacevole, ascoltabile. Io un voto alto glielo darò ai giochi che mi rimangono con le colonne sonore impresse nella mente. Okay. La rigiocabilità. Pronti? Via! Via! Yeah. Cosa abbiamo dato? 6. 4 meno. 5, Ruben 4, 5, 6. Ruben, gli è piaciuto il gioco? No, io mi sono detto che comunque è un bel gioco. Ok, alla fine è come guardarsi un film alla fine della fiera, no? Uh-huh. E qui magari quando mai un film ti piace lo guardi un'altra volta. Chiaramente non mi metterei a giocarlo oggi perché l'ho appena finito, quindi già so la storia, l'ho già capita per certi versi. Quindi oggi non mi piace farlo, però tipo tra 5 o 6 mesi forse magari. Me lo potrei giocare per vedermi di nuovo, o magari quando uscirà quello nuovo, perché è chiaro che uscirà un seguito. Sicuramente. Magari prima che esce il seguito me lo gioco ancora di nuovo, perché per
riprendere dove, dove era finito bene la storia, solo questo. Forse perché hai messo questo, questo 6 dazi. Io ho messo un 4 meno perché non te lo puoi sorbire una seconda volta. Lo giochi una prima volta, bello, basta. Cioè non è che dici ci sono missioni secondarie, piuttosto che puoi fare altre strade, altre cose. No, la strada è quella, devi fare quello, basta. Io gli ho dato 5 perché... sì, non raggiunge la sufficienza di rigiocabilità. Però io lo voglio rigiocare perché... perché credo di non aver capito qualcosa. Perché attento. Non è che non sono... voi mi avete distratto sicuramente. Però no, è che voglio capire bene cosa c'è dietro, perché comunque la storia che c'è è molto articolata, diciamo. Ci sono tante sfumature, secondo me, che possono essere sfuggite. Si può rigiocare una volta che è finito il gioco, ma giusto una volta, appunto, perché te fai tutta questa storia. Sì, fai tutta questa storia sapendo prima che esca l'altro. Sì, quello sicuramente. Mi sembra strano che non ci siano dei punti di collegamento tra certi fattori nella storia che non vengono approfonditi bene. Quindi sono curioso di capire meglio e me lo rigiocherei con calma, perché bisogna starci attenti proprio, bisogna stare molto dietro alla storia, appunto, perché è tutta una storia lunga 8 ore più o meno, quindi. Ora passiamo ai voti finali. Per il gameplay il nostro voto è finale, diciamo, finale generale. È 6,6. Per grafica. GR grafica. Per la grafica abbiamo un 10 pieno. 10 e lode. Uh-huh. Per l'audio abbiamo un 8,3. Mentre per la rigiocabilità abbiamo un 5. Il voto strafatto di questo gioco oggi il è... voto strafatto è 7,5. Questo è il nostro 5. Voto. Non flagellateci, perché forse è basso rispetto a quello che vi aspettavate, però è quello che però si è. Sì, sì, non è. No, no, non si può definire un gran gioco, diciamolo. Sì. La grafica non fa un gioco, ok? La grafica ha preso 10, ma non fa un gran gioco. Certo, magari la storia meritava un no, po' di più. Sì. Non abbiamo votato la storia. La storia era... andava dentro al gameplay. Però sì. Comunque... sì, la storia sì, è bella. Sì, forse ma... sì, il gameplay magari andava un attimo rivalutato per non la storia. Però sì, dai, il voto suo è 7,5. Pesante. Sì, 7,5. Il suo voto è 7,5 perché sì, c'è poco gameplay. Cioè, una se storia. Uno vuole prenderselo per giocarlo. Esatto. Cioè, si compra un bel film, si compra la trilogia cosa. Del Signore degli Anelli o quello che vuole, che dura uguale. Anzi, dura pure di più il Signore degli Anelli. Esatto. Oppure si prende tutti Harry Potter e vai tranquillo che dura di più. Va tranquillo, ha proprio la mani basse. E praticamente spendi lo stesso del gioco, sostanzialmente. Anzi, di meno, perché mi pare sì. Che Harry Potter 40 euro, tipo, tutta la collezione, quindi... in Blu-ray! Ci vediamo. Consueto appuntamento delle 18. Ci vediamo. Questa sera. Ci vediamo. E poi ci vediamo lunedì alle ore 12 col nuovo gioclo tripla pla. Pla pla. Ok, quel fiorellino voleva dire iscrivetevi. Veramente è un fiore. Cioè è un fiore a sé. E vuol dire iscrivetevi. Mentre questa faccina senza naso vuol dire condividete. Mentre quella roba, quella proprio che mi mette su Luca adesso, quella roba di così, questo vuol dire commentate. Bene, ok? Per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Au revoir. Dai! Au revoir. Dai! Au revoir. Vieni qui! Au revoir. Vieni qui dove?